L'analisi del voto delle europee e delle amministrative e la riorganizzazione del partito nei territori sono stati questi due focus sulla relazione del segretario regionale del PD Calabria, Nicola Irto, alla guida della direzione regionale del partito a Lamezia Terme. Era giusto e doveroso fare un'analisi del voto approfondita non solo sulle europee che ci hanno visto primo partito del Mezzogiorno, in Calabria abbiamo risultati a macchia di leopardo che affronteremo nell'analisi del voto, ma anche e soprattutto il rilancio dell'azione amministrativa con la straordinaria vittoria di Vibo dopo 20 anni, che ci racconta che un'alternativa alla destra è possibile in Italia, è possibile in Europa, come abbiamo visto con i dati in Francia, è possibile in Calabria, è possibile fare un'alternanza, costruire un'alternativa al centrodestra, è possibile attraverso un PD che è protagonista sui territori. Per questo noi oggi lanceremo 3 grandi iniziative interne per la vita interna del nostro partito, che saranno unite a un'estate militante che andrà a affrontare il tema della raccolta firme contro, per il referendum per abrogare la scellerata scelta dell'autonomia differenziata, continuare la raccolta firme sul salario minimo e quelle sulla legge Schlein sulla sanità, per potenziare la sanità pubblica. Allo stesso tempo abbiamo la grande missione nazionale di investire sulle aree interne. Lo ha richiesto la segretaria nazionale: se vale 100 per tutta Italia, vale 1000 in Calabria, essendo che le aree interne rappresentano il cuore di questa regione, rappresentano un po' il territorio che si sta spopolando di più, che soffre di più, e la cifra del nostro impegno sarà anche un impegno diretto su tutto questo.